Ciao a tutti, cacciotti, e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati nel gioco in cui le battaglie sono la cosa più figa del mondo, perché è tutto in 3D e fa tutto ridere. Allora, io direi che possiamo continuare con la campagna. Abbiamo completato tutta l'introduzione, abbiamo fatta praticamente tutta, tutta, tutta. È il momento di iniziare l'avventura. Abbiamo già fatto un paio di livelli, ma direi che è il momento di andare ed essere cattivi, riuscire a fare cose, esplorare tutte le unità che ci sono, ok? Più o meno. Va bene, allora, questo in realtà, se non sbaglio, forse ci avevo già provato a farlo? No, forse ero rimasto bloccato a una certa. Fatto sta che io direi, scegliamo, ho 3000 punti. Cosa potrei utilizzare? I medievali, gli antichi o i vichinghi? Io direi, utilizziamo i vichinghi. Allora, proviamo a metterci due di queste. Perché sopra ci sono tre con questa lancia, due che la portano sotto e poi lanciano anche cioè proprio la barca, la prendono e la lanciano, cioè come una catapulta anche. E poi con gli altri 1100 mettiamo tipo un paio di arcieri del ghiaccio, due di questi e due headbutter. Ma cosa sono headbutter? Scusa, sono quelli che sbattono la testa. Questi sbattono la testa. Vabbè, vediamo se in questo modo riusciamo a sconfiggere e questi contadini. Allora, con le frecce di ghiaccio non fa un cazzo. Abbiamo lanciato. Beh, in effetti, lanciare delle barche potrebbe essere una soluzione. Perché nella vita, se non sai cosa fare per vincere, lancia una barca addosso al tuo avversario. Mi sembra giusto, giusto, corretto e coerente. Ora, per affrontare questo prossimo livello, io non vedo nessuno qui a destra, quindi mi sembra abbastanza vuoto. Invece qui in alto è pieno di gente, ma questi non fanno tanto danno, sono tipo i tank. Quindi secondo me io potrei fare una cosa tipo tribale, prendo uno smacello, ma se devo dire uno smacello di clubber e vediamo che cosa succede. Gang, gang, vai. Ho 300 in Sparta, anche se forse loro sono in meno di me. Vediamo se la quantità supera la qualità. Perché questi sono super tank, c'hanno anche la roba. Penso che la quantità quest'oggi batta. Oddio, non voglio parlare troppo presto. Però sono abbastanza sicuro che la quantità batta la qualità. Proprio non come filosofia di vita. Ma forse fanno pareggio? Attenzione, attenzione, ce ne sono ancora tre vivi. Due vivi, abbiamo vinto. Quindi la quantità supera la qualità. Incredibile. Lezione di vita oggi, by Surry. Andiamo avanti. Ok, questa mappa però. Sono sempre le stesse mappe in realtà. Però cambia la storia. E io non vedo contro chi sono. Scusate, non vedo gente. Se io faccio start, cosa succede? Prendiamo uno stone a caso. Lo piazziamo. 120? Cos'è 120? Mettiamo 1 e 1. Posso mettere solo 220. E questi che cosa sono? Non è che esplodono? Dove siamo? Attack on Titans? Cosa? Tirai una mazzata! Ma come si chiama sto livello? Per quale motivo io dovrei. Tiragli una mazzata! Veloce! Bravo, bravo, hai vinto. Bellissimo questo slow motion. Proprio rappresentativo di un'epoca. Lo potremmo mettere all'interno di un museo addirittura. Complimenti. Oh mamma mia, questi chi sono? The Smallest Army. Ok, devo fare una roba. Ma mettiamo il Mammu, ma li sfondiamo tutti. Ma li sfondiamo proprio tutti tantissimo. E mettiamo anche degli Snake Archer. Ah, posso anche combinare le armate? Ma è una figata pazzesca! Non lo sapevo, pensavo di dover usare tutto di una stessa categoria. Ma fea, con il mammut, ma sono morti già? Ma con il mammut, boia, dai, dai, non vale neanche la pena. Non vale neanche la pena. Col mammut li schiacci. Cioè, easy, easy win. Andiamo avanti. Cioè, mi è piaciuto un po' il tuo stile di combattimento, devo dire la verità. Però, forse era un po' troppo semplice in questo caso. Questo si chiama l'avventura Honor Runaway? Cos'è sta roba? Dove sono sti tipi? Ah, sono quelli che attirano a sé con la musica. Cosa potremmo usare? Lo Jarl. Lo Jarl è tipo. No, no, ho solo 300 punti a disposizione. Cosa gli metto? L'Halfling? Medievale? Il Bard? Non mi sembra eccessivo. Abbiamo degli Shield Bearer? No. Io userei qualcuno che attacca da lontano. Se proprio dovessi scegliere. Proviamo a mettere un arciere, uno squire e un bard. Perfetto. Cioè, anch'io ho il coso, quindi loro sono invogliati a venire contro di me. No, forse mettere il bard non ha avuto molto senso, perché è tipo un taunt. Però questi dobbiamo cacciarli via. Quindi. Oddio, sai che forse questo è più complicato del previsto? Come faccio ad ucciderli questi? Sì, magari non fanno danno.
Però si suicidano e mi spingono al suicidio insieme a loro. No? È quella la teoria? No, si sono suicidati tutti. A posto, signori e signori, ho vinto. Non l'ho capito questo livello, sinceramente, ma va bene così. Va benissimo così. Andiamo oltre. All the bones. Cosa sono? Tutte ossa? Porca vacca, sono tutti ossuti questi. Sono medievali, tribali, sono tribali questi. Sono tutti maghi delle ossa. E ho 5.000 punti? Così difficile? Andiamo con lo Jarl. Mettiamo 1, 2, 3 Jarl. Questi sono belli cazzuti. Mettiamo una Longship. E poi una, due Valkyrie. E poi un po' di Brawler. Due Brawler. E va avanti così. La mia super armata con le Valkyrie. Cioè, non per dire, ragazzi, ma qui alto livello. Con le Valkyrie, orca vacca. Ah, però loro in effetti c'hanno la roba dei maghi. Cioè, c'hanno le robe di. Mi ha ucciso le Valkyrie. Porca vacca. Potrebbe essere un po' pericoloso perché se attaccano. Grande Jarl! C'ho altri due Jarl. No, è vinta. È vinta. Gli Jarl sono indistruttibili. Cioè, sono degli uomini forzuti, barbuti, con un orso in testa. Non, come fanno a perdere? Cioè, sono Aldo, Giovanni e Giacomo. Guardali, cattivissimi. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Preghiamocene altamente. Final Destination Club? Uno contro uno? Club contro club? C'è qualcosa che costa meno di 50 per metterne due? No, ho solamente 100. A questo punto mettiamo un arco, un arciere. No, l'arciere costa troppo. Lo Squire. Uno contro uno. Signore e signori, il duello della vita. La spada batterà. Ho vinto. Gang, la spada batte la mazza. Abbiamo. Beh, anche quando giochi a briscola. No, ok, quello dipende. The Tiniest Attack. Ma. Perché ho 3.800 punti per andare contro uno? Mettiamo un re. Mettiamo un re contro. Ah no, porca vacca, scherzavo. C'è un botto di gente nascosta. Vuoi vedere che ora muoio? Ma sei il re, costi 1.400 punti. Non puoi morire contro sti qua che non so manco che cosa sono, tra l'altro. Sono zombie praticamente. Un re contro tutti. E mi sa che chi vincerà? Boia, se vince il re volo. Se vince. Questi non fanno danno? Non possono fare. Ma quanti. Ma da dove arrivano? Ma quanti sono? Grande re. Sei tutti noi. Vai, tirai una spadata. Li spacchi tutti. Vai così. Oh, cacchio, mi sta per morire il re, vero? Grande. Sì, abbiamo perso. Abbiamo perso. Però ci stava. Ora cancelliamo questo. Ora che so che effettivamente arrivano da tutti i punti. Guarda, è pieno. Devo ragionare un po' di più. Quindi io direi che potremmo fare così. Mettiamo il Minotauri. Porca vacca, ne posso mettere. No, allora mettiamo una catapulta. Perché secondo me serve. Mettiamo una catapulta qui. E poi mettiamo tanta di quella gente. Ma tanta di. Tanti di quei. Tanto è tutta gente che non fa danno. Quindi, no. Quindi se metto tutti i clubber. Ma sono tutti morti malissimo. Vai così, anzi. E mettiamo giusto per sport un protector e un farmer. Farmer contro farmer. Andiamo. Vediamo. Porca va. Ah, ma c'erano anche nella mia zona? Dividere le truppe non so se è una cosa intelligente. Però loro non possono fare danno. Cioè, fanno pochissimo danno. Io c'ho le mazze. Voglio dire, eccola, mi sono ucciso da solo? Mi sono appena ucciso da solo. Sì, potrebbe essere un po' più difficile del previsto. E lanciagli qualcosa addosso. Ok, spappolati come se non ci fosse un domani. Ce n'è ancora uno vivo. Ah, ok. Da questa parte erano morti tutti. Quindi ora c'è un esercito di clubber, un protector e c'è ancora il farmer. Ma ha fatto tutta la catapulta. Perfetto, io sono contento così, non mi lamento. Perché dovrei lamentarmi, signore e signore? Andiamo avanti. Pane e burro? Perché? Perché pane e burro? Perché è tutto a strati qui. Ok, essendo tutto a strati. Ma sai, ma non hanno nessuno che attacca a distanza? Questi cosa sono? Ma allora mettiamo le Valkyrie. No, aspetta, ho solo 1500 punti? Porca vacca. Non sono tanti 1500 punti. Sono davvero pochi. Mettiamo tre Valkyrie. Uno, due, tre. Vediamo che cosa succede. Ma li rompi tutti. Vai, volate via. State lontani dalla massa. Sono morte, vero? Sono tre Valkyrie. Non so se ce le sono perso tantissimo. Ok, Valkyrie non vale la pena. Proviamo tipo con. Oh, leva. Tribali, mettiamo i Bone Mage, signori. 1, 2, 3, 4. E poi Protector. 3 Protector.
e un clubber perché passa la paura. Però i bomb mage, raga, spaccano tutto perché hanno questo attacco a distanza che tanto a distanza non è, però fa male. Se avesse un cooldown più basso, dico, farebbe male. Non ha il cooldown, sono morto tantissimo. Sparagli in faccia sti deficienti, vai! Vai che ce la fate! Abbiamo vinto, grandi! Ottimo, a me va bene così, a me va bene, ti dirò. Questi cosa sono? Only dual vid. Ah, solo gente che può indossare due cose. Va bene, tutti contro tutti. Mi sa che loro hanno più gente. Ah, loro volano anche. Ah no, sono tipo i vichinghi. Ma noi siamo cattivissimi, guarda qui. Siamo tipo... Guarda, in realtà sono quasi pari. Attenzione, ho perso. Cacchio, ho perso. Va bene, non va bene. Però se è solo dual wield, allora mettiamo tipo questi. C'è qualcun altro con due cose in mano? Lo Jarl ne ha due di... No, ha solo una scia gigante. Cosa posso mettere? Catapulta no, lo squire no. Sono questi. È dei vichinghi. Il berserker? È il berserker, ok. Siamo berserker. Ok. Ho tanti berserker. Abbiamo più o meno... ho capito, cazzo è. Siamo scambiati di ruolo. Qua secondo me è molto randomico. No, non è vero, ho perso tantissimo. Anche la posizione però fa la sua. E se mettessi tutti i berserker? Anzi, mettiamo tutti i berserker. Però mettiamo anche dei brawler. Perché voglio evitare io casini brutti. E un altro di questi. Andiamo, cattivi. Forza. Vai così. Ce la facciamo? Non lo so, ho i miei dubbi. Potrei aver perso. Ho perso. Diamine. A meno che questi due brawler con lo scudo non riescano a difendere. Ho perso. Ma allora sai cosa ti dico? Secondo me passa la paura con un paio di Zeus e un Oplite. Ma guarda come, mamma mia, tutti morti. Vai così. Zeus, sei una divinità. Non puoi perdere, sei una divinità. Abbiamo perso. A mali estremi, estremi rimedi. Vai con due minotauri che spaccano tutto. E shield bearer. Vediamo che cosa fate. Io c'ho lo scudo, voi cosa c'avete? Tanta forza di volontà? Voglio vedere chi arriva più lontano. Ho due minotauri. Cioè, non so se avete capito, due minotauri. Mi spacco. Sono morti i minotauri. Porca vacca, è difficile questo livello. Vogliamo provarci? Lo facciamo? Un mammut e un minotauro. Porca vacca. E poi mettiamo anche degli snake archer, che secondo me... No, aspetta. Leviamo il minotauro, mettiamo solo snake archer. Perché gli snake archer, raga, sono potentissimi in realtà. Se riuscissero a difendersi. È morto il mammut. Porca vacca, faccio schifo. Allora facciamo così. Facciamo snake archer dietro e opliti davanti. E una sarissa. Let's go. Sì, ma non dovete sparare così lontani i serpenti. Sennò ovvio che poi moriamo. I serpenti sono forti ma non fortissimi. Se riuscite a lanciare un altro set di serpenti bene, abbiamo perso tantissimo. Catapulta, balista, mettiamo una balista qua, una balista qui. Poi tutta una serie di opliti. Proprio cattivissimi. E una sarissa, perché porta fortuna. Boom, il problema è che se mi ammazzo da solo è un po' un casino. Non sparare a quelli che sono da soli, però. Cacchio, questi sono troppo forti. Devo fare la stessa roba che hanno fatto loro, allora. Fanculo il minotauro. Mettiamo tutti i berserker. Tutti. Tanto loro si lanceranno su di me, io mi lancerò su di loro. E quindi noi siamo in vantaggio perché possiamo rompergli il culo. Loro ne sono morti un po'. Come fanno a vincere sempre? Ci voglio credere. Siamo 2 contro 12.000. No, ma abbiamo perso. Scudo allora. Tutti sullo scudo e facciamo una cosa di questo. No, voglio più. Esatto, li voglio così. Sensati. Informazione. Resistete all'attacco. Vai, sono in centro e sono deboli. Erano deboli. Abbiamo perso. Porca vacca, se è difficile. Abbiamo vinto? Attenzione. Tiragli una manata. Veloce. Non capisco. Cos'è? Una danza? È la danza del... Chi ha perso? Cosa sta succedendo? Secondo me è buggato. Ma la butto lì. Cosa sta succedendo? Perché non si muove più? Oddio, raga, si è buggato tutto. End battle. Non funziona più niente. Cosa sta succedendo? I tasti sono tutti sbagliati. Cioè, per andare avanti devo premere D.
È cresciuto tutto. È ancora un early access, però, porca vacca, è esploso tutto. Ci sono ancora i giocatori. Main menu, ok, il main menu ci è andato. Signore e signori, per questo video è tutto. Sembra divertentissimo questo gioco. Non vedo l'ora che esca la versione finale con tutte le nuove missioni, tutte le cose, tutti gli eserciti. Niente, no, è crashato tutto, come non detto. Signore e signori, per questo video è tutto. Spero di riuscire a farlo funzionare, questo gioco, di nuovo. Forse devo riavviarlo un paio di volte. E niente, ci vediamo presto sul canale. Io vi saluto, ciao a tutti.